Le protesi mammarie sono dei presidi medici che vengono utilizzati per riempire gli spazi della mammella, sia nel caso di aumento estetico, quindi una paziente che vuole aumentare il proprio volume mammario, sia in altri casi che sono quelli della ricostruzione mammaria, per esempio post-mastectomia. Sono stati scritti e studiati molti casi dell'utilizzo di protesi mammarie per cercare di capire se ci fosse una correlazione tra l'insorgenza di tumore mammario e l'utilizzo di protesi. I numeri che sono presenti in letteratura sono altissimi, cioè le pazienti che si sono sottoposte a un intervento di mastoplastica additiva sono veramente tante e la correlazione con particolari forme di cancro non è mai stata dimostrata. Quindi allo stato attuale le protesi che vengono utilizzate in questo momento sono da definire sicure da questo punto di vista. Il silicone è un biomateriale, quindi è un materiale biocompatibile, vuol dire che si integra perfettamente con il sistema immunitario del soggetto, senza suscitare delle reazioni immunitarie. È un materiale che si dice inerte, quindi insensibile verso l'attivazione del sistema immunitario. Quindi non sono descritti casi di allergie nei confronti delle protesi mammarie al silicone. Una delle evenienze più sgradite dell'utilizzo delle protesi mammarie è la cosiddetta contrattura capsulare, ovvero una capsula che normalmente si va a formare all'interno di qualsiasi protesi, sia essa una protesi dell'ossea per la protesi di ginocchio, così anche la protesi mammaria, che in alcuni casi, in alcuni soggetti, in determinate condizioni, invece di essere sottile e morbida, diventa dura, tenace e adesa ai tessuti circostanti. Questo determina un'alterazione della forma della protesi mammaria, quindi il risultato non è più bello come prima e il problema è che anche fastidiosa e dolorosa. Molto spesso si ricevono delle domande da parte dei pazienti sul fatto che queste protesi mammarie possono essere rotte a causa di eventi strani, tipo anche semplicemente un viaggio in aereo. Sicuramente sono miti da sfatare, una protesi non è facile da rompere, molte sono state le prove di schiacciamento prima di metterle sul commercio. Sono protesi caratterizzate da una grossa solidità dell'involucro esterno e il contenuto, che è formato di gel di silicone, ha una caratteristica che si chiama coesività. Ovvero nel momento in cui, nella malaugurata sorte che l'involucro si rompesse, questo contenuto non va disperso, ma rimane conglobato su se stesso e quindi è molto facile da rimuovere. Nel caso in cui si dovesse denotare questo tipo di problematica, l'intervento è molto semplice, basta levare il contenuto che è completamente raccolto nella tasca in cui è alloggiata la protesi e sostituire la protesi stessa. Le protesi mammarie adesso hanno una garanzia molto lunga, nel senso che si dà una validità a vita. Chiaro è che non è la protesi mammaria in sé che può alterarsi, bensì le caratteristiche tipiche del paziente. Per esempio, le protesi mammarie inserite nella tasca dietro al muscolo pettorale, in una paziente con un torace molto spigoloso, a furia di sfregare, possono determinare un logoramento dell'involucro e quindi nel tempo possono alterarsi. Oppure dei traumatismi, per esempio un incidente con lo scoppio dell'airbag, è stato descritto che possa determinare l'alterazione dell'involucro. Se no, se non in questi casi, le protesi durano veramente tanti anni. Anche qui si apre un dibattito che dura da tantissimi anni, ci sono i fautori delle protesi rotonde e quelli delle protesi anatomiche. Tengo a dire che sono delle protesi che quelle tonde hanno una sezione sferica e invece quelle anatomiche una sezione a goccia, ma voglio sottolineare il fatto che non vuol dire che le protesi anatomiche diano un risultato più naturale e le protesi tonde un risultato meno naturale. Bisogna avere l'indicazione corretta da dare alla paziente, un'indicazione chirurgica specifica e in entrambi i casi i risultati saranno assolutamente naturali e ottimi.
La protesi mammaria è ovviamente una qualcosa di inerte, quindi lasciata a temperatura ambiente assume la temperatura del circostante, quindi all'interno del corpo umano assume la temperatura del corpo umano. Tanto questo vuol dire che al tatto non si percepisce assolutamente la differenza.